successivo è articolo 56 dello statuto, esame di petizione popolare volta all'adozione di una strategia rifiuti zero da parte di comuni della Valdenza. Se i consiglieri sono d'accordo, io farei illustrare la petizione da uno dei promotori incaricati, poi faremo un dibattito unico e evidentemente alla fine ci saranno votazioni distinte. Per quanto riguarda gli organizzatori, quelli coloro che hanno raccolto le firme, Giuseppe Pagotto, se si vuole accomodare, per illustrare la petizione stessa. Nei mesi passati il gruppo Valdenza si è prodigato per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica verso il cosiddetto progetto Rifiuti Zero. Le azioni del gruppo sono consistite in banchetti informativi, assemblee pubbliche e non ultima la raccolta firme per la realizzazione di una petizione popolare intorno a tale argomento. Il nostro operato è avvenuto ed avviene nella più assoluta convinzione che il progetto Rifiuti Zero sia non solo fattibile, ma anche conveniente se si ha la cura e l'intelligenza di considerare costi diretti e indiretti da porre a confronto con il sistema di raccolta e smaltimento attuali. Rifiuti Zero prevede un alleggerimento dei costi a partire dal concetto che dal rifiuto debba ripartire un circuito virtuoso in grado di produrre ricchezza recuperando materiale ed evitando che gli inceneritori si alimentino dei rifiuti mal gestiti e sprecati nelle nostre comunità. Il progetto oggetto della nostra petizione ha infatti l'obiettivo di distribuire equamente i costi di gestione degli impianti e del funzionamento dell'azienda che gestisce il servizio rifiuti. Ormai non è più questione di lungimiranza, già la qualità dovrebbe farci convenire sul fatto che il materiale post-consumo possa diventare anch'esso un business per le pubbliche amministrazioni e per i soggetti privati interessati ad investire, tant'è che questo business pare ormai appurato, venga gestito sotto diversi aspetti dalla criminalità organizzata in molte zone d'Italia. E di alcuni giorni fa la notizia della presenza a Reggio Emilia di un'organizzazione specializzata nei furti di elettrodomestici dismessi nelle isole ecologiche. Ma questo non è il meno. Già i notiziari segnalano container carichi di plastica selezionata dai nostri rifiuti, anche in direzione Cina, per non parlare delle discariche abusive presenti qui in Italia, di cui anche Roberto Saviano parla ampiamente, oltre a numerosi documentari e filmati reperibili sulla rete internet. Noi del gruppo Valdenza, sostenitori del Movimento 5 Stelle, puntiamo all'adozione di politiche sensibili all'ambiente, al lavoro, così come anche alla necessità di bilancio dei comuni. Questo sotto l'influenza della già esistente e perfettamente funzionante rete associativa dei comuni virtuosi, Novellara, Capannori, Colorno, Vezzano Ligure sono solo alcuni esempi. Amministrazioni già da tempo avviate e rodate nell'incentivazione dell'energia rinnovabile o a basso consumo, nonché all'uso di prodotti riciclabili, come per esempio gli ecopannolini, latte, detersivi e altri prodotti alla spina nell'ambito della promozione di chilometri zero, acqua del rubinetto e compostaggio domestico. Tali procedure consentirebbero una sensibile riduzione alla fonte delle materie plastiche di scarto. Questo è il primo punto di una petizione firmata da pressoché 110 cittadini calabresi e gli stessi appoggerebbero altre interessanti iniziative per una buona amministrazione del sistema rifiuti, anche quelle non strettamente riconducibili a porta a porta. Vi portiamo qui qualche esempio. Eliminazione dagli uffici pubblici di tutte le macchinette automatiche distributrici di merendine e bibite, sostituendole con distributori d'acqua pubblica, naturale e gasata, nonché convenzioni con fornai e droghe locali per la fornitura di alimenti, come per esempio panini e prodotti da forno. Produzione di pellet, destinando a tale attività le potature agricole e urbane e avendo il fine del consumo locale. Una macchina per pellet non costa più di 20-25 mila euro. Accordi tra coltivatori, mulini e fornai per la produzione e distribuzione del pane a chilometri zero. Tale accordo permetterebbe giusti guadagni per tutte le parti, soprattutto per gli agricoltori, e porterebbe sulle vostre tavole un prodotto di qualità migliore. Messa allo studio di metodi di produzione e vendita di humus ricavato dal mulino. Recupero di tutto il recuperabile, compresi tutti i rifiuti organici, da quelli verdi a quelli domiciliari.
Sensibilizzare a questo punto è un passo fondamentale, qui attuabile promuovendo acquisti di cassonetti per il compost, alleggerendo così sia i costi per l'azienda, sia le bollette dei cittadini, per effetto degli sforzi fatti per abituarsi ad un sistema più responsabilizzante, sì, ma anche più efficiente e completo. Promozione di ogni iniziativa atta a diminuire il numero di imballaggi nel settore alimentare, come per esempio quella del mercato contadino dell'Emilia Romagna, che è un'idea già approvata e legittimata. Trovare un'altra alternativa a quel pacchettone nel quale finisce di tutto senza una realistica possibilità di estrarre materia prima secondaria interessante per quegli imprenditori che vogliono e chiedono di poter collaborare ad un circuito virtuoso e produttivo di risorse, energie, sinergie, nonché lavoro, e così contribuire ad un sistema che sappia rispondere all'emergente, quasi allarmante, necessità di progredire verso una società più sostenibile. Presa di contatto con l'associazione Colleghi Virtuosi al fine di sviluppare e condividere buone idee per una buona amministrazione del sistema rifiuti. Queste piccole e grandi azioni, tutte insieme, si ripercuotono in positivo sulla società stessa, in termini economici, di sviluppo e non per ultimo di salute. Nell'assemblea pubblica organizzata dal gruppo Valdenza nel novembre 2008, presenziata anche dal nostro attuale sindaco, si mostrò piuttosto chiaramente quanto interessante possa essere il sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta, con la miglioria della tariffazione puntuale, anche per le zone industriali, sulla base della quale per i cicli è meno paghi. La tariffa puntuale è una conseguenza positiva di una cultura della sostenibilità, che arriva naturalmente se esiste anche una collaborazione con i privati, capaci di lavorare a livello imprenditoriale flussi di materiali destinati ad essere rinnovati. Il gruppo Valdenza ritiene che il sistema attuale, basato sui cassonetti stradali, e non fanno eccezione quelli interrati di Bibbiano, vada a diminuire le responsabilità dei singoli nuclei familiari per ciò che concerne i rispettivi livelli di consumo a gettar via, così come svilisce la stessa qualità dei materiali post-consumo che se ne ricavano. A Suzzara, dove il sistema della porta 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 già esiste e si è creata una diretta connessione con il reale consumo pro capite, niente tariffa basata sulla metatura, quindi, si è arrivati a superare l'80% di differenziata del rifiuto solido urbano e si è potuta ridurre la tariffa per le utenze domestiche di circa l'8%, mentre a pagare di più sono coloro che effettivamente producono più rifiuti, come alcune attività quali bar e ristoranti. Il sistema porta a porta, nell'ambito del progetto Rifiuti Zero, consentirebbe dunque un più alto monitoraggio dei rifiuti urbani, con la possibilità di formulazione di imposte più eque, nonché la realizzazione di percentuali di differenziazione dei materiali post-consumo vicino ad un effettivo, sincero, 95%, vale a dire senza il bisogno di diminuire i rifiuti residenziali nei rifiuti industriali, allo scopo di ottenere dati percentuali apparentemente ottimali, quando invece non lo sono, come probabilmente accade qui a Caviano, così come lo era, dove si dichiarano 1.300 kg pro capite all'anno, quando la media nazionale per la nazione sono 400 kg. Dunque, tutti i comuni aventi una zona industriale mostrano percentuali di raccolta differenziate medio alte, ottenendo addirittura riconoscimenti da sventurare sulla stampa. Eppure ogni esperienza fatta focalizzando lo studio sui cassonetti stradali nelle zone residenziali dimostra una media massima di raccolta differenziata che spesso non arriva nemmeno al 40%, come probabilmente accade a Caviano. Per ottenere le più alte percentuali, quelle perseguite con successo dai comuni virtuosi suscitati, le tecnologie già esistono. Carlo Poli è un privato che ha voluto investire nel business dei rifiuti, facendo costruire a Vedelago, in provincia di Treviso, un centro di riciclo specializzato nella lavorazione di plastiche da rifiuto. Ne sono venuti fuori guadagni per l'investitore, lavoro in più per chi ne è in cerca, sabbie sintetiche da impiegare nell'edilizia, panchine per parchi e giardini e quant'altro. Da allora, diversi cittadini organizzati in comitati, anche sul territorio reggiano, hanno organizzato pullman per andare ad esaminare di persona e nel dettaglio costi e benefici delle tecnologie adoperate delle lago. Il risultato è che ne sono rimasti entusiasti, al punto da
persuale sia anch'essi che quella degli inceneritori, o termovalorizzatori, che ne si voglia, sia ormai una tecnologia vetusta, se non addirittura dannosa, come già diversi studi accerterebbero. Di tecnici abbiamo notizia di una ricerca sulle nascite premature e pare di aumenti di incidenza man mano che ci si avvicina ad un inceneritore. E questo si aggiunge ai casi già documentati di allergie e malattie neoplastiche, i quali mostrano correlazioni con la vicinanza di un inceneritore. In sintesi, trattamento e trasformazione, considerati i costi sia diretti che indiretti, sono molto meno dannosi per l'economia e per l'ambiente, rispetto alla combustione dei residui non riciclabili, cosiddetti. Il principio da seguire dovrebbe essere quello secondo il quale nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. E noi firmatari vorremmo trasformare il pattume in materiale post consumo, non in sostanze nocive da inquinare i nostri elementi. Non si tratta quindi soltanto di una questione di quattrini, ma di onestà intellettuale e approccio intelligente verso le nuove opportunità e possibilità. Una questione morale legata alle volontà e al senso di responsabilità di una comunità che si dice consapevole. Un problema come questo non si può risolvere semplicemente delegando ad un soggetto terzo la raccolta dei nostri rifiuti e disinteressandosi alle destinazioni che, ormai sappiamo, non escludono influenze diseconomiche su altri settori, come per esempio la sanità. Per non parlare della notizia ricevuta di stranieri su altri settori, come per esempio la sanità. Per non parlare della notizia ricevuta di stranieri su quell'aumento delle bollette del 30% in soli 5 anni, aumento che è andato a pesare soprattutto sui nuclei familiari composti da 2 o 3 persone. Per non parlare dei recenti ricalcoli delle metrature, con addebiti dagli effetti retroattivi poco chiari. I firmatari chiedono inoltre la realizzazione di impianti di compostaggio e di gestione anaerobica, la prospettiva di produrre ottimi concimi naturali e biogas, nonché la costruzione di un impianto provinciale di trattamento meccanico biologico. Importante anche l'ultimo punto della petizione popolare, ove si richiede il coinvolgimento e la collaborazione delle università di Modena e Reggio, se non anche di associazioni di impresa, per la creazione di un centro di studio sulle possibilità di uso nel mercato dei materiali lavorati dall'impianto TMB. Il gruppo Valdenza richiede infine che il Comune non possa non considerare con 1.200.000 euro che i cittadini spendono per l'attuale servizio, nonché il valore commerciale delle materie prime secondarie provenienti da rifiuti. Rappresenta un'opportunità per dare lavoro per decine di persone e per fare di Caviago, se non di tutta la Valdenza, un laboratorio per il recupero e l'utilizzo dei materiali post consumo. Avendo rilevato che Iren S.P.A. con il suo amministratore da 1.390.000 euro lordi all'anno non sia niente in grado di offrire un servizio di raccolta rifiuti porta a porta spinto, senza che ne derivi una lievitazione dei costi, pensiamo che sia dovere dei nostri amministratori locali quello di interrogarsi se non si sia arrivati ad un bivio, esercitare maggiori pressioni su Iren S.P.A., passando anche sopra quei patti parastatali che vanno a svilire quel 51% di partecipazione pubblica, e in alternativa o in alternativa di considerare la potenzialità di un accordo intercomunale nel territorio della Valdenza, che non esclunda la creazione di un nuovo soggetto che possa gestire i rifiuti del comprensorio e il consistente budget che ne deriverebbe. Siamo tutti consapevoli che leggi e regolamenti ci impediscono la piena libertà per intraprendere iniziative di questo tipo, ma abbiamo tutti avuto modo di vedere come in altre occasioni leggi e regolamenti valutati come controproducenti sono stati efficacemente adeguati in modo congeniale alle legittime ambizioni dell'amministrazione. Grazie, buonasera. Bene, grazie.